And her world is not enough. She's a diamond. Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo iniziare con voi il 12° capitolo di Un Corso in Miracoli. Prima di andare avanti con questo capitolo, volevo citare due significati dei miracoli. Allora, i miracoli rendono le menti una in Dio. Si basano sulla cooperazione perché la figliolanza è la somma di tutto ciò che Dio ha creato. I miracoli dunque riflettono le leggi dell'eternità, non del tempo. E un altro, i miracoli risvegliano la consapevolezza che lo spirito e non il corpo è l'altare della verità. Questo è il riconoscimento che conduce al potere guaritore del miracolo. Il 12° capitolo è dedicato al programma di studi dello Spirito Santo. E quindi inizia la lezione con il giudizio dello Spirito Santo. Allora, il corso dice che ti è stato detto di non rendere l'errore reale. Ed il modo in cui farlo è molto semplice. Se vuoi credere nell'errore, devi renderlo reale dal momento che non è vero. Ma la verità è reale di per sé e per credere alla verità non devi fare niente. Ok? Capisci che non rispondi a nulla direttamente, ma alla interpretazione che ne dai. La tua interpretazione è così diventa la giustificazione per la risposta. Ecco perché è pericoloso per te analizzare le motivazioni altrui. Se decidi che qualcuno sta veramente cercando di attaccarti o di abbandonarti o di renderti schiavo, risponderai come se in effetti l'avesse fatto, avendo reso reale per te il suo errore. Interpretare l'errore e dargli il potere, e avendolo fatto non vedrai la verità. L'analisi delle motivazioni dell'ego è molto complicato, molto oscura, e non avviene mai senza che il tuo ego ne sia coinvolto. L'intero processo rappresenta un tentativo ben definito di dimostrare la tua capacità di comprendere ciò che percepisci, cioè dimostrato dal fatto che reagisci alle tue interpretazioni come se fossero corrette. Potrai dunque controllare le tue reazioni dal punto di vista comportamentale, ma non emozionale. Questo ovviamente sarà una divisione o un attacco all'integrità della tua mente, opponendo un livello controllato al suo interno. C'è soltanto un'interpretazione delle motivazioni che abbia senso, e dal momento che il giudizio dello Spirito Santo non richiede assolutamente alcuno sforzo da parte tua. Ogni pensiero d'amore è vero, tutto il resto è una richiesta di guarigione e di aiuto, indipendentemente dalla forma che assume. Chi può essere giustificato nel rispondere con rabbia alla richiesta di aiuto di un fratello? Nessuna risposta può essere appropriata se non la disponibilità a darglielo, poiché è questa e soltanto questa quello che chiede. Offrigli qualsiasi altra cosa e darai per scontato il diritto di attaccare la sua realtà, interpretandola come ritieni che sia appropriata. Forse il pericolo che ciò comporta per la tua mente non è ancora completamente evidente. Se crederai che una richiesta di aiuto sia qualcos'altro, reagirai a qualcos'altro. La tua risposta sarà perciò inappropriata della realtà così com'è, ma non per la percezione che ne hai. Non c'è nulla che ti impedisca di riconoscere
una richiesta d'aiuto esattamente per quello che è, se non il bisogno immaginario di attaccare, ok? È solo ciò che ti rende disposto ad impegnarti in battaglie senza fine con la realtà, nella quale neghi la realtà del bisogno di guarigione, rendendolo irreale. Non faresti ciò se non per il fatto di non essere disposto ad accettare così com'è la realtà, che quindi nascondi a te stesso. È sicuramente un buon consiglio dirti di non giudicare ciò che non comprendi. Nessuno che abbia un interesse personale è testimone affidabile, poiché la verità per lui è diventata ciò che egli vuole che essa sia. Se non sei disposto a percepire una richiesta di aiuto per quello che è perché non sei disposto a dare aiuto e a riceverlo. Non riuscire a riconoscere una richiesta di aiuto e rifiutare l'aiuto. Vorresti forse sostenere che non ne hai bisogno? Tuttavia, questo è ciò che sostieni quando ti rifiuti di riconoscere la richiesta di tuo fratello, poiché solo rispondendo alla sua richiesta puoi essere aiutato. Negagli il tuo aiuto e non riconoscerai la risposta che Dio ti dà. Lo Spirito Santo non ha bisogno del tuo aiuto nell'interpretare la motivazione, ma tu hai bisogno del suo. Soltanto l'apprezzamento è una risposta ovvia a tuo fratello. La gratitudine gli è dovuta sia per il suo pensiero amorevole che per le sue richieste d'aiuto, perché entrambi sono in grado di portare amore alla tua consapevolezza se li percepisci veramente. E tutta la tua sensazione di sforzo proviene dai tuoi tentativi di non fare semplicemente questo. Com'è semplice allora il piano di Dio per la salvezza? Non c'è che una risposta alla realtà, poiché la realtà non evoca alcun conflitto, non c'è che un insegnante della realtà che comprende cosa essa sia. Non cambia idea in merito alla realtà, perché la realtà non cambia. Sebbene le tue interpretazioni della realtà siano senza significato nel tuo stato di viso, le sue rimangono coerentemente vere. Te le dà poiché sono per te. Non tentare di aiutare un fratello a modo tuo, perché non puoi aiutare te stesso. Ma ascoltalo invocare l'aiuto di Dio e riconoscerai il tuo stesso bisogno del Padre. Le tue interpretazioni dei bisogni del tuo fratello sono le tue interpretazioni dei tuoi. Dando aiuto lo chiedi, e se non percepisci che un solo bisogno in te stesso, sarai guarito, poiché riconoscerai la risposta di Dio come vuoi che essa sia, e se la vuoi veramente, sarà veramente tua. Ogni invocazione a cui rispondi nel nome di Cristo porta il ricordo di tuo Padre più vicino alla tua consapevolezza, nell'interesse del tuo bisogno. Quindi ascolta ogni richiesta di aiuto per quello che è, così che Dio possa risponderti. Applicando sempre più correttamente l'interpretazione che lo Spirito Santo dà alle lezioni degli altri, otterrai cosa? Una crescente consapevolezza del fatto che i suoi criteri sono ugualmente applicabili a te. Perché riconoscere la paura non è sufficiente per sfuggirle. Sebbene il riconoscimento sia necessario per dimostrare il bisogno di sfuggirle, lo Spirito Santo deve ancora tradurre la paura in verità. Se venissi lasciato con la paura, una volta che l'avessi riconosciuta, ti saresti allontanato di un passo dalla realtà, non saresti andando verso di essa.
Quindi abbiamo ripetuto, ho sottolineato ripetutamente il bisogno di riconoscere la paura e di affrontarlo senza finzione, così com'è, con passo decisivo per disfare l'ego. Considera come a quel punto ti servirà bene l'interpretazione che lo Spirito Santo dà delle motivazioni altrui, avendoti insegnato ad accettare solo pensieri amorevoli negli altri, e va a considerare tutto il resto come una richiesta di aiuto. Egli ti ha insegnato che la paura stessa è una richiesta di aiuto. Questo è ciò che vuol dire realmente riconoscere la paura. Se non la proteggi, egli la reinterpreterà. Questo è il valore estremo dell'imparare a percepire l'attacco come una richiesta di aiuto. Abbiamo già appreso che paura e attacco sono inevitabilmente associate. Se soltanto l'attacco produce paura e se vedrai l'attacco come la richiesta di aiuto, che è, sorgerà in te l'irrealtà della paura, poiché la paura è una richiesta d'amore nel riconoscimento inconscio di ciò che è stato negato. La paura è un sintomo del tuo profondo senso di perdita. Se quando lo percepisci negli altri impari a supplire la perdita, la causa di fondo della paura viene eliminato. Con ciò insegni a te stesso che la paura non esiste in te, ok? Il mezzo per eliminarlo è in te e lo hai dimostrato offrendolo. Paura e amore sono le sole emozioni di cui sei capace. Una è falsa, poiché è stata fatta dalla negazione e la negazione dipende la sua esistenza dal credere in ciò che hai negato. Interpretando correttamente la paura come affermazione esplicita della socente credenza che maschera, ne stai minando l'utilità. Percepisci rendendola inutile. Le difese che non funzionano affatto vengono scartate automaticamente. Se fai emergere ciò che la paura nasconde ad una chiara ed inequivocabile visione, la paura diventa senza significato. Hai negato il suo potere di nascondere l'amore che era il suo solo scopo. Il velo che è steso davanti al volo dell'amore è scomparso. Se vedessi l'amore che è la realtà del mondo, quale cosa migliore potresti fare se non riconoscere in ogni difesa contro di esso la richiesta d'amore che gli sta dietro? E come potresti impararlo meglio la sua realtà se non rispondendo alla richiesta d'amore donandolo? L'interpretazione che lo Spirito Santo dà della paura la dissolve, poiché la consapevolezza della verità non può essere negata. Così lo Spirito Santo sostituisce la paura con l'amore e traduce l'errore in verità, e così imparerai da lui come sostituire il tuo sogno di separazione con il fatto dell'unità, perché la separazione è solo la negazione dell'unione e interpretata correttamente testimonia la tua conoscenza eterna che l'unione è vera. Ora, il corso continua con la lezione del modo per ricordare Dio e quindi ci dice che i miracoli sono semplicemente la traduzione della negazione in verità. Se amarsi e guarirsi, i malati non si amano, pertanto chiedono l'amore che li guarirà, ma che negano se stessi. Se conoscessero la verità su se stessi, non potrebbero essere malati. Il compito di chi fa miracoli
e negare la negazione della verità. I malati devono guarirsi, poiché la verità è in loro. Tuttavia, avendola oscurata, la luce in un'altra mente deve risplendere nella loro, perché quella luce è la loro. La luce in loro risplende con uguale intensità, indipendentemente dalla densità della nebbia che la oscura. Se non dai alla nebbia alcun potere di oscurare la luce, non ne ha, poiché ha potere soltanto se il Figlio di Dio le dà potere. Egli stesso deve ritirare quel potere, ricordando che tutto il potere è di Dio. Tu puoi ricordare ciò per tutta la figliolanza. Non permettere a tuo fratello di non ricordare, perché il suo oblio è il tuo. Ma il tuo ricordare è il suo, poiché non è possibile ricordare Dio da soli. Questo è ciò che hai dimenticato. Così il modo per ricordare Dio è percepire la guarigione di tuo fratello come tua guarigione, perché hai dimenticato i tuoi fratelli con lui. E la risposta di Dio alla tua dimenticanza non è che il modo per ricordarlo. Percepisci nella malattia solo un'altra richiesta d'amore e offrila a tuo fratello ciò che egli crede di non poter offrire a se stesso. Qualsiasi essa sia la malattia, non c'è che un rimedio. Sarai reso intero nello stesso momento in cui renderai intero. Poiché percepire nella malattia la richiesta di salute e riconoscere nell'odio il richiamo dell'amore e dare ad un fratello ciò che realmente vuole e offrirlo a te stesso, poiché tuo padre vuole che tu conosca tuo fratello come te stesso. Rispondi alla sua richiesta di amore e verrà soddisfatta la tua. La guarigione è l'amore di Cristo per suo padre e per se stesso. Ricorda ciò che è stato detto a proposito delle percezioni spaventose dei bambini piccoli, che li terrorizzano perché non li conoscono. Se chiedono l'illuminazione e l'accettano, la loro paura svanisce. Ma se nascondono i loro incubi, li manterranno. È facile aiutare un bambino incerto perché riconosce di non capire cosa significa le sue percezioni, ma tu credi di capire le tue. Piccolo bimbo, stai nascondendo la testa sotto la coltre delle pesanti coperte che ti sei messo addosso. Stai nascondendo i tuoi incubi nell'oscurità della tua falsa certezza e rifiutando di aprire gli occhi e di guardarli. Non salviamo gli incubi perché non sono offerte date a Cristo e non sono doni adatti a te. Togli le coltri e guarda ciò che temi. Solo ciò che prevedi ti spaventerà, perché la realtà del nulla non può spaventare. Non rimediamo perché il tuo sogno di odio non ti lascerà senza aiuto. E l'aiuto è qui. Impara ad essere quieto nel mezzo del tumulto, poiché la quiete è la fine della lotta. E per questo è il viaggio verso la pace. Guarda in faccia ogni immagine per farti ritardare, perché l'obiettivo è inevitabile dal momento che è eterno. L'obiettivo dell'amore non è che un tuo diritto e ti appartiene a dispetto dei tuoi sogni. Tu vuoi ancora quello che vuole Dio e nessun incubo può impedire a un bambino di Dio di raggiungere il suo scopo, perché il tuo scopo ti è stato dato da Dio e devi compierlo perché è la sua volontà. Svegliati e ricordati il tuo scopo, poiché è tua volontà fare così.
ciò che è stato compiuto per te deve essere tuo. Non permettere il tuo odio di ostacolare sulla via dell'amore, poiché nulla può opporsi all'amore di Cristo per suo padre o all'amore di suo padre per lui. Allora Cristo cosa dice? Ancora un po' e mi vedrai, perché non sono nascosto per il fatto che tu ti nascondi. È certo che ti risveglierai, proprio come è certo che mi sono risvegliato, poiché mi sono svegliato per te. Nella mia resurrezione e la tua liberazione, la nostra missione è di sfuggire alla crocifissione, non alla redenzione. Non c'è paura nell'amore perfetto. Non faremo altro che rendere perfetto per te ciò che in te è già perfetto. Tu non temi ciò che è sconosciuto, ma ciò che è conosciuto. Ok? Poiché la perfezione è ed è non può essere negata. Negare la negazione della perfezione non è così difficile come negare la verità. E ciò che possiamo compiere assieme verrà ceduto quando lo vedrai completo. Tu che hai tentato di bandire l'amore non ci sei riuscito, ma tu che scegli di bandire la paura riuscirai sicuramente. Il Signore è con te, ma tu non lo sai. Ciò nonostante, il tuo Redentore vive e dimora con te nella pace da cui è stato creato, non scambieresti forse con questa consapevolezza la consapevolezza della paura? Quando avremo vinto la paura, non nasconderlo, non minimizzandola e non negando in alcun modo il suo pieno significato. Questo è ciò che vedrai realmente. Non puoi mettere da parte senza guardargli gli ostacoli alla vera visione, perché mettere da parte significa giudicare contro. Se guarderai lo Spirito Santo, giudicherà ed egli giudicherà correttamente. Tuttavia, egli non può far dissolvere nello splendore ciò che tu tieni nascosto, perché tu non gliel'hai offerto ed egli non può portartelo via. Ci siamo perciò imbarcati in un programma organizzato, ben strutturato e attentamente pianificato, mirato ad imparare come offrire allo Spirito Santo tutto ciò che non vuoi. Egli sa come fare. Tu non comprendi come usare come quello che egli sa. Qualsiasi cosa gli venga data che non è di Dio scompare. Tuttavia, tu stesso devi essere totalmente disposto a guardarla, perché altrimenti la sua conoscenza non ti servirà a niente. Sicuramente egli non mancherà di aiutarti dal momento che l'aiuto è il suo scopo. Non hai forse una ragione più grande di temere il mondo per come lo percepisci che di guardare alla causa della paura e lasciarla andare per sempre? Allora, eccoci qui, siamo arrivati anche oggi alla fine di questa lezione, quindi io mi fermo qui, vi aspetto con la prossima lezione. E nell'augurarvi una bellissima giornata, vi ricordo che se vi è piaciuto di mettere mi piace, di iscriversi al canale e di attivare la campanellina. Grazie mille e a tutti voi una bellissima giornata. Ciao a tutti!